questo Dior, quando non ti serve più me la dai? Sì, cosa ci metto dentro? Metto dentro i cacciaviti, ma... I cacciaviti? Cacciaviti perché rotolano per il bagagliaio, li metto qua. Ciao ragazze, ciao ragazzi, oggi sono qua con un ospite super speciale che è mio papà, che si presta per questo video, ragazzi, per la prima volta, e vi devo dire che è molto emozionato mio papà di fare questo video. Com'è? Perché l'avete visto in qualche vlog, in qualche video, però non abbiamo mai filmato proprio un video davanti alla videocamera, quindi siate buoni con mio papà che si presta per me e per noi per questo video, ragazzi. Come vedete siamo a un pochino più di un metro di distanza per seguire le norme, insomma tutti sappiamo, siamo a un po' più, sono 60 cm di distanza, quindi se vi sembra un po' strano è per questo naturalmente. Oggi appunto farò indovinare a mio papà il prezzo dei miei prodotti make up e beauty. Sei pronto papà? Sì. Ok, iniziamo con questo. Questo è un fondotinta. Vai, vuoi controllare papà? Non è un blush questo. Non è un blush. E la marca, dove si vede la marca? Ah, è marca buona questa. È marca buona, Marc Jacobs. Sì. È un fondotinta di Marc Jacobs, ragazzi. È scritto il prezzo? Sì, è scritto. 1000 euro! Cule! Come cule? Non mi hai detto che si parlava di euro? In euro! È sempre una moneta. Non vale, però hai visto? Hai visto il prezzo? Non l'ho visto, no, giuro, non l'ho visto, giuro. Ah, ok. Giuro. Ma non si può fare cune. E quant'è 1000 cune? Saranno 90 euro. Non ti dico se sei vicino o no. Allora va bene quello. È vero che non avevo specificato. È la valuta, sempre. È la valuta. Mille cose. Adesso servono per le vacanze. Ah, in euro facciamo. Vai, in euro. 90 Il prezzo euro. È 41 euro. Ah, papà, pensavo di più. Pensavo di più. È perché è di marca, no? Capisci, buona velicola, ma tipo taccoccio le lascio. Ah, almeno so stare per i cune. Poi abbiamo questo mascara di Fenty Beauty, che voi conoscete bene perché io uso molto molto spesso. Controlla papà. Mascara. Una marca buona anche questa però. Non so. Sì, è buona questa. Poi si vede anche il packaging, è bello. Il packaging? Mascara, questo tipo rimel, ex rimel. Si diceva rimel, adesso è mascara. Sì. È sempre uguale però. Il prezzo è 24 euro. 19. Beh, 19,50, sei andato vicinissimo. Sì, ma sono tanti soldi per questo. Quando c'era rimel era meglio. Quando c'era rimel era meglio. Ciao. Beh, questo però devo dire che sei andato vicinissimo. Beh, poi abbiamo le goccine asciugasmalto Essence, le Nail Art Express Dry Drops. Le goccine. Esamina. Essence, anche una bella marca, ho già sentito. Hai già sentito? Sì. La bottigliera è molto piccola però. È piccola, però considera anche la qualità e tutto della bottiglietta. Demer, come potete sentire, vuole partecipare anche lui. Il prezzo è 2 euro. 6 euro. 6 euro, beh. Perché non so, pensavo la marca era un po' più sostanziosa. Beh, però c'è da dire che non è in plastica, è in vetro. È quindi vetro, sembra pure. Anche un packaging. Sì, invece sì. Essence costa pochissimo. 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 Buono sapersi. Poi abbiamo la palette di ombretti, ma ci sono anche gloss all'interno, illuminante, blush e qualche pennellino. Questa è la palette Flirting di Chiara Ferragni, che come sapete a me piace tantissimo sia il packaging che i colori, ed è la collaborazione che ha fatto Chiara Ferragni con Lancome. Allora, se questa è di Chiara Ferragni... Chi è Chiara Ferragni, papà? È una famosa delle scarpe, non lo so, che ne so. Comunque mi ricordo di quest'occhio qua. Eh sì, quello è il suo marchio, è proprio il logo del suo marchio praticamente. Sì. Qua praticamente non so il prezzo, però penso che potrei farmi 2 settimane a Castelsardo in agosto. Dove è Castelsardo? Castelsardo nel nord della Sardegna. O se che no, bello, l'isola di Sant'Antiaco, dove tu avevi un'amica una volta. Sì, sì. L'isola di Sant'Antiaco, 2 settimane. Mezza pensione però, sì. Qua andiamo sui 300 euro, no. Non so. No, non cercare no. Di capire informazioni. No, qua andiamo sui 800 euro, penso.
La palette costa 66,30. Così poco? Sì. Allora, è vero che le cose di Calaferragni costano tantissimo. Non faccio neanche un weekend allora a Castelsardo. No, penso una cena. Una cena però con 66,30 sì, dai. Non so, in Sardegna dipende. No, in Sardegna no, Castelsardo no. Ecco. Ma sì, ma comunque due, due pizze con due minerali e una Coca Zero. Cioè. Ecco. No, è vero che le cose di Chiarferragni costano tantissimo. Ma così poco costa. Però diciamo che il make up non costa proprio tantissimo. No, se poi prendi una maglia ovviamente sono 400 euro. Proseguiamo allora, ragazzi, con un altro mascara. Questo è il Flormar, è il mascara Flormar Precious Curl, che come sapete mi piace tantissimo. Infatti purtroppo dovrò buttarlo perché lo sto usando da ben più di 3 mesi. Come sapete i mascara vanno buttati ogni 3 mesi. Però mi dispiace molto perché è un mascara veramente ottimo. Non aggiungo altro, papà, controlla e dimmi cosa pensi tu. Mi piace che hai la stessa mania che ho io di accusare tutto. Ma non è conosciuta questa marca. Non hai mai sentito Flormar? No, no. Il colore è bello però. È molto grande, questo dura tanto tempo. Ma tutti i mascara generalmente dopo 3 mesi bisogna buttarli via. Allora passeranno 4 euro no. Aspetta che devo cercare perché non lo trovo. 4, no, non penso di più. Ma io volevo salutare 32 persone anche. 32 volevi salutare? Sì. No. Ho la lista? Saluto come quelli in TV, saluto tutti quelli che mi conoscono. Saluto tutti quelli che non mi conoscono e quelli che mi conoscono. Ah, ok. Comunque ragazzi dovete sapere che io e mio papà tra di noi non parliamo mai in italiano, parliamo sempre in sloveno. Quindi è stranissimo per noi, vero papà? Esatto. Mascara Flormar costa 9,95 euro. Beh dai, mi ha fregato Chiara Ferragni. Ho paura di sparare troppo alto. Beh bravo però, dai, hai visto? 9,95. Vabbè, è più del doppio. Vabbè. Poi abbiamo... Poi abbiamo una delle mie maschere occhi preferite del periodo, questa è la Le Soin, io non so pronunciarlo in francese, voi lo sapete, ok. Sono delle maschere per occhi in pizzo di Givenchy e questo è il pack e all'interno ci sono molte maschere appunto monouso. Ma questo è quella delle borsette anche questo? Quella delle borsette. E quante maschere ci sono? Non so, due, tre, una decina. Boh, visto che è una marca buona, molto conosciuta, qua saranno 22 euro. Il costo della maschera occhi Givenchy è 290 euro. Ragazzi, sì, beh, papà, avevi paura di sparare troppo alto per Sì, 290 euro, ragazzi. C'è da dire però che sono maschere, cioè è fatta proprio in pizzo, cioè il principio attivo, ma è effettivamente un prodotto che insomma volendo ti può durare. Poi Givenchy si sa, tutti i prodotti Givenchy sono abbastanza insomma caretti. La qualità però è veramente assurda, cioè la qualità è altissima. Qua papà non sei andato proprio benissimo, eh? Ma non so, mi ha fregato quelle maschere. Pensavo che erano maschere che usa getta. Solo maschere usa getta. Invece sono un po' costose. Poi abbiamo il rossetto MAC. Conosci MAC? MAC o MAC? Non lo so. MAC. È una di quelle domande che non ha risposta. Profuma, vero? Sì, ma non costa tanto MAC. Non costa tanto? Essendo anche confezione molto piccola, penso che non costi tanto, perché è molto piccolo questo, dura poco. Qua saranno sì o no? No, quindi euro? Euro! 15 euro. Il rossetto MAC costa 20 euro. Beh dai, sei andato vicino. Comunque, sono abbastanza soldi. Abbastanza per un rossetto? Abbastanza per un rossetto, sì. Però non è piccolo, è normale come taglia, sì. hanno tutti all'interno questa quantità di rossetto. Beh, allora se lo mette ogni giorno dispari solo. Se costa 20 euro se lo usa nei giorni dispari, nei giorni pari no. Poi abbiamo questo che è sempre di Givenchy ed è il pennello Kabuki, che è un poco sporco perché lo uso tantissimo, quindi. Kabuki, tipo sushi, no? Kabuki, è sempre sarà, non lo so da dove viene questo nome.
È un pennello per il viso, insomma. Non so, qua saranno 25 euro. Perché questo pennello dura, non è come Rimmel. Però la maschera era 290. Ma il pennello non può costare tanto, eh? Non è che l'hai visto? No. 25 costa, quanto costa? 30,90 euro. Beh, sei andato vicino. Pensavo di fregarti che quello era 290. Uno non compra un pennello per 150 euro, pensavo. Anche se è di marca, insomma. Beh, penso che alcuni ci sono che spendono tipo io, vabbè. Sì? Beh, abbiamo, ti ricordi chi è Victoria Beckham? Quella che è sposata con un calciatore, là. Quella delle Spice Girls? Sì, delle Spice, sì. Che ha fatto anche la matita, il contorno occhi, là, non so. Ha fatto anche una linea di trucco. Brava. E questa è la palette della sua linea di trucco, Victoria Beckham, ragazzi. Beckham. È una palette di ombretti che ha 4 differenti colori, che a me piace moltissimo. Ce l'ho in 2 tonalità, come sapete abbiamo fatto il video dedicato. Senza pennello, però. Senza pennello, con specchietto e 4 colori. Valuta, esamina. La scatoletta è molto bella, però. Sì. Bella, sì. Se è di Victoria, allora qua saranno senz'altro 90 euro. Anzi, se no di più, perché c'è il nome anche, paghi anche il nome. 120 per me, 120. La palette Victoria Beckham costa 50 euro. Sono 54 dollari, quindi sì, insomma allora, più o meno 50 euro. Il nome non conta allora, neanche la scatolina. Beh, quindi. Però è tanto, perché guarda che piccola che è. Cioè, ma è piccola, però è la scatoletta bella, bei colori, è vero. È metallo. Sì, è vero, infatti è anche pesante, no? Non sembra una roba di plastica, tipo che non... Appunto. È vero, però 50. Un po' sono riuscita a fregarsi su qualche roba. Poi che cosa ci resta? Allora, abbiamo questa. Che è la palette di NYX di ombretti, si chiama Swear By It, e ci sono 40 ombretti tutti coloratissimissimissimi, super pigmentati. Lo sapete che insomma NYX è un brand che mi piace tantissimo, quindi mi piace molto anche questa palette, infatti è anche abbastanza usata, un pochino sporca. Controlla, esamina. E questa è anche una marca conosciuta, ho visto diversi reclami in giro di questa marca qua. Sì. Sono 40 ombretti, eh? 40? 40. 40 ombretti. Allora, qua posso andare alle terme giù a Poretta Terme, sto almeno una settimana. Dove Poretta Terme? Poretta Terme sopra, fra Pistoia e Bologna. Poretta Terme. Qua saranno... Ragazzi, invitate mio papà che vuole andare in vacanza, stiamo capendo da questo video che mio papà vuole andare in vacanza. Non so, per me la marca è conosciuta, perché io che non me ne intendo ho già visto questo marchio. Qua saranno senz'altro 90 euro. 90 euro, senz'altro. La palette NYX costa 39,90. È molto conosciuto questo marchio, però è anche low cost, quindi costa poco. Allora costa poco. Non lo so. Tu hai messo queste cose apposta per fregarmi. Sì. Poi abbiamo questo rossetto liquido, ragazzi, questo è di Jeffree Star e si chiama Velour Liquid Lipstick. Il colore Can't Relate è uno dei miei nude preferiti, opachi, lo conoscete benissimo sicuramente. Guarda papà, esamina e controlla. È un rossetto questo? È un rossetto liquido. Metallizzato? No, sembra perché c'è i glitterini, però non è metallizzato, è opaco, come quello che ho su adesso. Ma con il pennello quello? Sì. Nude questo? È nude. È nude. Mi pare che conosci i termini. Non mi pare tanto conosciuta questa marca comunque. Non hai mai sentito tu Jeffree Star? Ma sì, ho sentito, ma questo marchio lo abbino a una attrice, non so. Lui non è proprio un'attrice. È lui? Che uomo questo? Sì. Fai video su YouTube e è anche un marchio di make up. Lui? Sì. Tipo la Ferragni? Allora costicchia allora questo. Tipo? Allora costicchia. Qua andiamo, più o meno a grandi linee. Qua andiamo sui 30 euro. Andiamo sui 30 euro qua. Allora il rossetto liquido Jeffree Star costa 19,90. Beh.
insomma, non ci sei andato tanto lontano. Se poi... beh, insomma, 10 euro è una pizza, no? 19,90. Poi abbiamo, visto che abbiamo, siamo in tema rossetti liquidi, abbiamo questo di Wycon, è il Long Lasting Liquid Lipstick di Wycon Cosmetics. Il colore è il... vi dico proprio il colore, ma non lo trovo. È il numero 72, comunque, è un bellissimo rosa, anche questo naturalmente opaco. Come l'altro è sempre un rossetto liquido opaco. Anche il colore è abbastanza simile. L'altro... sempre Wycon come prima. Wycon non c'era niente di Wycon. Sì, c'era qualcosa già prima. No. Mi pare che c'era... quello era Flormar e Fenty. Allora, l'ho già sentito questo nome. E questo è sempre un rossetto, questo liquido. Sempre un rossetto. Opaco. Opaco. No, costa poco questo, mettiamo 6,50 euro, non credo che costi di più. Secondo me hai visto? Non l'ho visto, giuro. Giuro. Costa 6,90 euro. Beh. Sì, perché non. Ho già sentito questa, forse ho visto davanti qualche negozio, forse. Può essere, c'è tipo il negozio, Douglas. C'è proprio il negozio Wycon con qua. Allora sono passato proprio vicino davanti. Piazza Unità. Durante le mie passeggiate sono passato davanti senza tempo. E perché, questo secondo te, cioè come hai fatto a capire che è low cost? Ma perché la bottiglietta è piccola e non è un marchio conosciuto, no? Tipo Givenchy o Victoria Beckham, queste cose qua. Ok. Perché la alza il prezzo anche il nome, penso, no? Sicuro, certo. Dopo lo provo, lo testo per voi. Sì, facciamo anche sì, un video, facciamo, quindi trucco. Facciamo un test, sì. Allora, non ci mancano tantissimi prodotti. No, mi sporco la mascherina dopo un po'. Non abbiamo tantissimi prodotti ancora, ne abbiamo solo 3. Questa mascherina. là. Abbiamo lo smalto di Christian Louboutin. Louboutin, tipo delle scarpe? Bravo! Wow, qua vado, non dico 2 settimane, ma un weekend in un 4 stelle vado a Castelsardo qua. Un weekend? Sì. No, a Porretta Terme, riesco ad andare a Castelsardo qua. Sì. Ragazzi sardi, invitate mio papà che vuole venire a trovare. Cos'è un... Uno smalto. Ma dura tanto, ma chissà quanto costa. Però guarda quanto c'è di smalto. Prova ad aprirlo. Ma ce n'è tanto, qua. Ce n'è tanto di smalto. È bello da vedere però. Sì. Questo chi l'ha disegnato è veramente bravo. Vedi che è il tacco? Se tu lo giri, questo è tipo il tacco della scarpa. Immaginavo, quella che c'è nella scuoletta rossa. No? Bravo. Ah, mio papà, che si intende? Ecco, questo costicchia. Qua andiamo sugli 80 euro, 85 euro e 50. E 50? Sì, 85 e 50. Allora lo smalto Christian Louboutin costa 50 euro, che è comunque tanto per essere uno smalto. Ma io pensavo che... è abbastanza capiente la bottiglietta. È vero, pensavo, non c'è poco prodotto. C'è abbastanza prodotto, per quello pensavo che costava un po' di più. C'è anche da dire che in qualche posto sicuramente si trova anche a più, cioè più caro rispetto al prezzo standard, però il prezzo standard è 50 euro. Poi abbiamo un siero, adesso mi sto un po' pentendo che ho lasciato le ultime 2 cosine, sono Dior, quindi probabilmente ti sarà d'aiuto perché vedrai il prezzo uno dopo l'altro. Questo è il Capture Youth Plump Filler, questi sono sieri di Dior che io adoro, ne ho già finiti, ho finito quello per pelli miste, quello liftante e anche quello rimpolpante e adoro questi sieri, sono fantastici. Comunque c'è il contagocce e vabbè, non ti dico altro, sono dei sieri di Dior. E cosa serve? Controlla il packaging. Prima della crema idratante metti il siero praticamente. Prima del blush? No, senza trucco, questo non è trucco, questo è skincare. Ah, skincare. Praticamente... E dopo si mette la maschera? Sì, o la crema o la maschera, sì. Ogni siero ovviamente ha una funzione diversa. Sì, ma essendo Dior qua costicchia. Essendo Dior costicchia qua, dico subito, perché è già il marchio, come lo senti Dior. 65-80, mettiamo 70. Ah, fai tipo una via di mezzo. 72 e 50.
Sei diventato creativo con i prezzi. Ma sì, perché è Dior. Il Siero Dior è 88 e 95. Avevi ragione quando dicevi 80, eri sì, più perché, vicino. Perché Dior è Dior. Sì. Vabbè, che poi cambia da profumeria in profumeria. Io mi sa che questo che ho messo è il prezzo di Sephora. Poi può variare, può essere un po' meno, sì, un po' di più. Beh, però comunque bravo. Ci sono andato abbastanza bravo, vicino. Papà, devo dire di sì. Bravo. E abbiamo ancora solo l'ultimo prodotto, che è questa. Questa è una pochettina che era della collezione natalizia, non mi ricordo se era 2019-2018. Comunque è una collezione ad edizione limitata e ci sono, c'è un rossetto in full size e poi ci sono le ricariche di 5 rossetti che puoi mettere nel packaging praticamente e puoi scegliere tu che rossetto portarti, portare con te praticamente, puoi scambiarli, metterli qua dentro e poi ti porti insomma il rossetto e c'è anche il pack con lo specchietto e questa insomma tipo questa pochettina che in tanti tolgono l'interno e poi la usano come pochette perché vedi che è fatta tipo in pelle, quindi è anche insomma carina. Se è Dior, è Dior. Il nome è una garanzia. È vero? Ho insegnato qualcosa a mio papà. Come ti sembra la qualità? È bella, bella anche, anche la confezione è bella. Poi puoi usufruire della borsettina, della pochette. Sì. E questi sono rossetti? Quelli sono tutti rossetti. Anche questo? Sì. E qua. Qua andiamo, vogliamo altro qua, eh. Ah sì? Qua. Sì. Qua riesco ad andare a Napoli una settimana. A Napoli? Sì, sì. Anche la pizza ci sta dentro o no? Sì, sì. Adesso che riaprono. Qua riesco ad andare una settimana. Sì, no, perché mio papà ha girato tanto per tutta l'Italia. Qua andiamo sui 2,50. Non ti dico niente, non anticipo sì, perché, niente. Perché anche il disegno è bello. Come sì, è vero, so. Molto carina. Quindi dici più del Siero, perché il Siero sì, è il Siero questa e questa cosa la metti in vetrina, ti invita a, a venire a chiedere. Qua è una settimana. Invece di scrivere il prezzo, scrivi una settimana a Napoli, hotel 4 stelle. No, sulle isole. Ah. Sulle isole. Procida. Non una settimana, no, ma un paio di giorni, sì. Un weekend. È un weekend abbondante, sì. Qua andiamo sui 300, 2,60. 2,60,99? 2,60 e 50. Non ci sei andato lontano perché costa 180 euro. Pensavo, bravo. Pensavo di più. Bravo papà. Però ci sei andato molto pensavo vicino. Pensavo di più perché essendo Dior, a meno che non sia stata in offerta. Non è che tu prendi le cose in offerta che costa 2,60 e poi mi scrivi 180 che le hai pagate in offerta no. Perché fine pandemia. No, 180 euro giù. Mi spiezzo due. 180 euro, però ci sei andato stravicino. Sì, sì, dai, ma io dopo vado su Google e controllo. Ah, ok. Dovete sapere che mio papà sa andare e controlla tutto. Vedi, questo Dior. Quando non ti serve più me la dai? Sì, cosa ci metto dentro? Metto dentro i cacciaviti, ma... I cacciaviti? I cacciaviti perché rotolano per il bagagliaio, li metto qua. Nella pochette Dior? Sì. E dammi una Chanel, se no, a me è la Chanel. Cioè, i cacciaviti? Ma c'ho le lampadine che mi rotolano per il bagagliaio, metto qua dentro, no? Sì, sì. Quindi questo è quanto ragazzi, giudicate voi se mio papà è stato bravo oppure no, scrivete tutto nei commenti, secondo me la sfida è passata, sei stato molto bravo, bravo. Conoscevi i marchi, sì. Che non mi aspettavo manco che conoscessi Wycon, Louboutin, li conoscono tutti, mi hai stupito veramente, anche NYX, Givenchy, devo dire bravo poi papà, poi c'è la Victoria Beckham, bravo, Victoria Beckham. Chi non conosce lei anche il marito, hai voglia, è vero, bravo papà, bravo, ha fatto papà. La matita per contorno occhi, lei ha conosciuta. Contorno occhi e labbra. Sì, anche per le labbra, anche per le sopracciglia. Giusto. Bene, quindi grazie papà che ti sei prestato per questo video, prego, questo prego. Ospite speciale di 50, oggi. 50 dopo. 50. Non mettere troppi reclam perché dopo... Se tu ne guardi troppe pubblicità poi ti stufa. Sì. Ah, ok. Sì, ma quando c'è pubblicità prendo caffè. Ah, che giusto. Fate come mio papà, se quando ci sono le pubblicità prendetevi un caffè. Okay. Questo è quanto per il video di oggi, mia family. Spero davvero che vi sia piaciuto.
Io papà, come al solito quando finisco un video mando un abbraccio. Sì, adesso mandiamo un abbraccio virtuale perché se ci avviciniamo siamo troppo vicini. Quindi abbraccio, virtuale, sì, forte, un abbraccio forte. E a domani sempre 17:30, mi raccomando. Sì. Un bacio. Ciao. Ciao.